saluti sono sempre Victor Laszlo 88 e benvenuti a un nuovo appuntamento con Big Series, l'angolo del mondo che è dedicato alla serie TV. Sigla. Allora, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che ci sono i saldi estivi sul sito www.pampling.com, dove trovate un sacco di prodotti a tema nerd. E ci sono anche oltre 200 magliette a 9,90€, un sacco di prodotti scontati con i calzini al 50%. E se volete avere un ulteriore sconto, potete usare il mio codice sconto VILASLO per acquisti inferiori ai 50€ e avrete il 15% di sconto. Invece, se volete fare acquisti superiore ai 50€, potete avere il 25% di sconto con il codice POWER25. In descrizione qui sotto trovate il link per andare sul sito di Pampling, un link personalizzato che vi rimanda alla home page del sito, e in basso trovate anche un tondino con il mio faccione, e se lo cliccate vi venite portati ad una pagina in cui ci sono i consigli circa le migliori magliette del momento. Ma ora, bando alle ciance, iniziamo subito con il video di oggi, che è stato uno dei più richiesti da voi negli ultimi giorni. Posso capire come mai? Perché voglio parlare della terza stagione di Stranger Things, che è uscita il 4 luglio su Netflix, e io ero abbastanza diffidente sulle prime perché ho sempre adorato Stranger Things. La prima stagione mi è piaciuta, la seconda addirittura di più, nonostante molti non la considerino allo stesso livello della prima. Però temevo che una terza stagione fosse inutile, che rischiasse di rendere ripetitiva la serie. Però, come sapete, io posso avere un pregiudizio, ma cerco sempre di non accontentarlo. Per cui ho visto la terza stagione, che conta 8 episodi, e sinceramente credo che sia la migliore finora realizzata. Ho notato che in molti l'hanno apprezzata, ma altrettanti non la considerano all'altezza delle precedenti. Ora, perché secondo me questa terza stagione di Stranger Things è non solo all'altezza, ma addirittura superiore alle precedenti? Innanzitutto farò spoiler, quindi se non avete visto la terza stagione di Stranger Things, non proseguite la visione di questo video, perché altrimenti vi rovinerei la sorpresa, sarebbe un peccato. Io ho trovato una maturazione e una crescita in quest'ultima stagione impressionanti, ma sotto ogni punto di vista. Sono cresciuti i personaggi e sono cresciuti anche gli attori, non sono più i bambini della prima stagione, sono diventati degli adolescenti, sono dei ragazzini. Vederli cresciuti è qualcosa di meraviglioso, ma anche i personaggi hanno subito dei cambiamenti. Ad esempio, Mike, come era evidente dal finale della seconda stagione, sta con Eleven, Lucas sta con Max, anche qui Dustin si è trovato una ragazza, Susie. L'unico che non sembra interessato ad avere una ragazza per ora è Will. E Mike litiga costantemente con Eleven dopo che Hopper gli ha intimato di vederla di meno, di starle un po' lontano, perché la sta cambiando. Lucas spesso litiga con Max perché entrambi hanno il loro bel carattere, e Dustin invece diciamo che soffre un po' del fatto che una volta tornato dal campo estivo i suoi amici siano troppo presi dalle proprie vicende personali per comportarsi con lui come si erano sempre comportati. Pensano un po' troppo alle ragazze e meno agli amici, e addirittura dubitano che Susie esista, perché quando li porta sulla collina dove ha montato questa antenna per poter trasmettere via radio con lei che vive nello Utah, lei non risponde, quindi pensano che lui sia invidioso del fatto che praticamente gli altri sono più presi dalle ragazze che dal resto, e lui è single, e allora si è inventato questa storia poco credibile. Ma quello che mi ha colpito di più da questo punto di vista è Will, perché Will non è interessato alle ragazze, ma non perché sia omosessuale, semplicemente non si sente pronto, non è ancora cresciuto rispetto agli amici, e lui vorrebbe continuare a fare quello che facevano sempre: giocare a Dungeons and Dragons, andare in giro in bicicletta, esplorare i dintorni di Hawkins, e si sente messo da parte. Sono tutte situazioni che credo una volta nella vita perlomeno abbiamo vissuto tutti. Anche a me era capitato
di non avere una ragazza, vedere tutti i miei amici fidanzati che avevano meno tempo per me e da ragazzino ci soffrì abbastanza, ma sapevo perfettamente che non era cattiveria, semplicemente alcuni crescono prima, altri crescono dopo. Io ho fatto parte del gruppo di quelli che crescono un po' dopo, sono sempre stato un po' ragazzetto, un po' bambino, anche quando magari avevo 16 anni, non che non mi interessassero le ragazze, però più che altro ero io che non interessavo loro, ma questa è un'altra storia, però diciamo che mi spiaceva vedere che magari gli amici non avevano più voglia di fare certe cose che a me invece andava ancora di fare, come ad esempio giocare ai videogiochi. Io ancora oggi mi sento dire ma dai, c'è 31 anni, ma giochi ancora ai videogiochi, ed è una cosa che mi dà un fastidio incredibile, però arrivato a quest'età ho imparato che a una certa si può anche fare a meno di dare peso alle parole delle persone, e se ti piace una cosa che magari è considerata infantile e facendola non fai del male a nessuno, ti diverti, non vedo perché non dovresti farlo. Quindi ci sta, però mi è piaciuto il modo realistico in cui hanno rappresentato la crescita dei personaggi e la maturazione avvenuta anche per quanto riguarda i personaggi più grandi, come ad esempio Steve oppure Nancy, il fratello di Will, e poi c'è questo personaggio nuovo, Robin, che mi è piaciuto tantissimo. È veramente una tipa tosta ed è bello perché per tutto il tempo ti fanno credere che Steve finirà con lei. Quando vengono drogati dai russi, e allora ci arriviamo tra poco, loro iniziano a parlare a cuore aperto, perché gli è stato iniettato, credo, il sodium pentotal, che è il cosiddetto sigillo della verità, in realtà è una droga che ti inibisce al punto che inizi a dire la verità, però non è affidabile perché a volte straparli, e quindi magari quella che può essere scandita per verità invece è semplicemente una boiata pazzesca che però tu in quel momento sei convinto sia reale. Per cui è stato spesso usato anche per quanto riguarda le faccende di spie e quant'altro, però mi è piaciuto come scena. E siccome Robin aveva detto poco prima a Steve che lei era ossessionata da lui, che arrivava in classe sempre in ritardo mangiando bagel, lui è convinto che sia perché per appunto lei era innamorata di lui fin da quando lui ancora frequentava il liceo. Quando lui a cuore aperto le dice che prova dei sentimenti, lei fa una faccia afflitta e dice: hai frainteso le mie parole, io non ero ossessionata da te perché ero innamorata di te, ero ossessionata da te perché Tammy, che era una ragazza della classe, non aveva occhi che per te, che eri un buzzurro che sbriciolava il bagel dappertutto. E la rivelazione è proprio che lei è lesbica. E mi è piaciuta anche la reazione di Steve, che sulle prime è sbigottito, poi capisce che in quel momento lei è molto imbarazzata e le fa intendere chiaramente che per lui non è un problema, anzi è contento che gliel'abbia detto, quindi diventano molto amici. E la cosa l'ho adorata perché anche Steve è maturato tanto, già nella seconda stagione non era più lo stronzo che era nella prima, però ancora stava cercando di evolversi, e è bello che gli abbiamo dato un rapporto particolare con Dustin. Mi è piaciuta un sacco questa cosa, perché questa stagione, più che nelle precedenti, vede una divisione tra i gruppi. Abbiamo Steve, Robin, Dustin e Erika, la sorella di Lucas, che devono far luce sul mistero dell'impianto sotto il centro commerciale di Hawkins, che si scopre essere stato costruito dai russi, che stanno cercando di riaprire la breccia che separa il nostro mondo dal sottosopra. E poi abbiamo Hopper, Joyce, che è Winona Ryder, con Alexei, che è questo scienziato russo, però riescono a rapire a metà stagione, e Murray è fantastico, cioè, ma Murray ha questo vizio di far svegliare le coppie che palesemente sono attratte ma non vogliono dirselo, quindi non è una cosa a cui è nuovo, ed è un personaggio fantastico, cioè, questo complottista irascibile, e il rapporto che sviluppa con quello che per lui è il nemico, ovvero Alexei il russo, è meraviglioso, perché quando Alexei viene ammazzato dal Terminator russo, Murray ci rimane malissimo, perché stavano diventando amici, aveva capito che il fatto che fossero due nazionalità rivali non significava che non potessero intendersi come persone, come amici. Quindi anche questa è una cosa molto bella.
E Hopper per le prime puntate non mi aveva fatto impazzire perché mi sembrava un nevrotico anche più del solito, però quando ha iniziato a conciarsi come Magnum P.I. e a iniziare a maturare una propria evoluzione, capendo che non può stare troppo addosso a Eleven, capendo che è innamorato di Joyce ma non sa come dirglielo senza che lei cerchi di non prenderlo sul serio, lì ho iniziato ad adorarlo veramente, ma proprio tanto. E poi abbiamo il gruppo, diciamo, quello principale, che sono gli altri ragazzi, Lucas, Max, Will, Eleven, e poi inizialmente sono separati, diciamo, una storia nel loro, Nancy e il fratello Will, che poi si uniscono al gruppo che ho appena citato. Per cui tutte queste storyline sono funzionali al proseguimento della trama e convergono nelle ultimissime puntate, perché tutti si incontrano, ognuno avrà il suo ruolo. Quello che mi è piaciuto è che nessuno rimane privo di un ruolo fondamentale per l'avanzamento della narrazione. Qualcuno ha considerato Max inutile, in realtà no, perché Max aiuta Eleven ad avere più consapevolezza di se stessa, dei propri poteri, quindi in realtà magari non ha un ruolo centrale definitivo per la risoluzione di tutto quello che sta accadendo, ma ce l'ha per l'evoluzione di Eleven. Eleven qua è un filo meno al centro dell'attenzione, è sempre tre personaggi principali, ma rispetto alle stagioni precedenti il focus è un filino meno puntato verso su di lei, anche perché c'è tanta carne a fuoco in questa stagione. Abbiamo i russi che per appunto vogliono riaprire la breccia per entrare in sottosopra, e effettivamente la domanda è: ma perché i russi dovrebbero voler entrare in sottosopra? Anche gli americani, ma perché tutti vogliono entrare in sottosopra? Beh, se ci pensate, è ambientata nel 1985 questa stagione e siamo ancora nel periodo della guerra fredda, per cui la rivalità tra russi e americani è ancora bella viva, bella potente. Gli americani hanno fallito nel manipolare il sottosopra, ci pensano i russi, perché alla fine, se accettiamo come realistica una cosa che può accadere in questo mondo dove esistono i mostri e quant'altro, la possiamo vedere un po' come la corsa allo spazio, cioè era più una questione di supremazia. Quindi i russi vorrebbero essere i primi a poter manipolare il sottosopra, anche perché in realtà avrebbe senso. Immaginatevi l'applicazione militare che possono avere i demogorgoni. Sono armi biologiche inarrestabili. E infatti alla fine dell'ultima puntata, dopo Titoli di Coda, c'è una scena in cui lasciano intendere che cercano di usare i demogorgoni come armi perché ne hanno catturato un po' emaciato, ma è lì. Ecco, questa parte mi è piaciuta sinceramente. Quindi ci sono i russi con questo Terminator russo, perché la citazione è Terminator sicuramente, perché è vestito come Arnold Schwarzenegger nel secondo soprattutto, ma che non è anni 80, anni 90, in realtà poi era vestito più o meno così anche nel primo, per cui la citazione è più e secondo me si può applicare a tutto Terminator, però penso che forse l'avessero intesa come il primo, anche se mi ha ricordato più il secondo, però vabbè, gusto mio, opinione mia. Che però ha un po' l'aspetto alla Schwarzenegger, ma assomiglia un po' anche a Dolph Lundgren, Ivan Drago di Rocky, quindi il periodo sempre quello è, per cui ci può stare la citazione. Questo bestione che dà il filo da torcere a Hopper, anche lui inarrestabile, un personaggio che non ha una vera e propria psicologia, è un picchiatore che ha la funzione di rappresentare una minaccia per i protagonisti, fine. Poi abbiamo il Mind Flayer, che è la creatura dominante del sottosopra, che è riuscito a proiettarsi in parte nel nostro mondo e, possedendo Billy, il fratello di Max interpretato da Dacre Montgomery, fa una cosa un po' la invasione degli ultracorpi, prende possesso di alcuni abitanti di Hawkins, parecchio del vero, e facendo nutrire attraverso con dei fertilizzanti, prodotti chimici, può controllare la loro massa e a un certo punto diventa un body horror. Ci sono queste scene violentissime, cruentissime, dei posseduti che scoppiano letteralmente, e l'ammasso sanguinolento che ne risulta si unisce per formare delle creature che a loro volta, unendosi, formano una sorta di proiezione più in piccolo del Mind Flayer, che sarebbe gigantesco. Non che sia piccolo quello che vediamo verso la fine della serie, verso la fine della stagione, è bello gigante, però comunque non è gigante come il Mind Flayer originale del sottosopra, che è veramente enorme, penso sia tipo 30 metri, una roba che potrebbe dare del filo alla torcia a Godzilla. E quindi ci sono tante cose, ci sono tanti t-
tante minacce. E tutta la parte nelle ultime puntate con il Mind Flayer che li insegue quando entra nel centro commerciale, una cosa pazzesca, mi è piaciuta da morire, perché la maturazione è avvenuta anche da un punto di vista della regia e del lato tecnico in generale. Come sapete, i creatori della serie sono i Duffer Brothers, che hanno scritto la maggior parte delle puntate, showrunner della serie, ma anche registi in molti casi, tra cui anche le ultime puntate. Molte puntate sono dirette da loro, alcune puntate sono dirette da Sean Levy, il regista che penso molti di voi conosceranno e che figura anche tra produttori, se non sbaglio, già dall'inizio della serie. Per cui è una stagione che mette in gioco una regia veramente pazzesca, le scene action sono chiarissime, si comprende tutto, ma soprattutto ci sono questi movimenti di macchina che sono riferiti totalmente alla maggior parte dei grandi film degli anni 80, ma c'è anche qualcosa negli anni 90, perché nella scena in cui nel centro commerciale il Mind Flayer con uno dei tentacoli cerca di questo bancone, dietro cui sono nascosti Will, Eleven e Mike, ecco che la regia lì è proprio, riprende quella della scena della cucina dove i Velociraptor stanno insidiando due bambini nel primo Jurassic Park, cioè lì è proprio Jurassic Park puro, ma ci sono un sacco di altre citazioni. Tra l'altro molti si sono sempre lamentati delle citazioni esagerate presenti in Stranger Things riferite agli anni 80, io le ho sempre trovate grandiose e qui le hanno rese ancora più sensate ed equilibrate. Ad esempio nella prima puntata i ragazzini vanno al cinema a guardare Day of the Dead di Romero, poi quando Eric e Dustin devono portare Steve e Robin che sono drogati di merda, li parcheggiano nel cinema dove stanno proiettando Ritorno al Futuro, che è uscito per appunto nell'85, anno in cui la serie è ambientata, e quindi anche lì il mio cuoricino è iniziato a battere. Non è neanche un fanservice becero, perché ha tutto senso in quel momento. E poi c'è, credo, una delle scene destinate a diventare iconiche nel panorama della serie TV mondiale, perché per me è fantastica. È apparentemente fuori luogo, ma in realtà è perfetta, perché ti fa capire qual è l'atmosfera della serie. È una serie che riprende tutti gli anni 80. Come ho detto, in questo caso hanno anche aumentato la componente horror inserendo i riferimenti al body horror di Cronenberg e di Carpenter. Viene citata la cosa. Ci sono riferimenti alle invasioni di ultracorpi. Ci sono riferimenti alla mosca e a Videodrome nella trasformazione dei corpi, ad esempio. Cioè, la scena in cui Nancy e Steve devono ammazzare i loro capi ormai posseduti è parecchio cruenta per essere una serie per ragazzi, perché si rifà a tutto il panorama anni 80, non solo quello dei film per ragazzi. Comunque i film per ragazzi negli anni 80 avevano sempre una componente un po' creepy, molto edulcorata, qui l'hanno semplicemente portata al suo estremo. E qui la scena è fantastica, è loro che li ammazzano e scoprono che sono una mente collettiva. La scena però a cui mi riferivo, che sembra fuori luogo ma in realtà è meravigliosa, è quando il Mind Flayer sta rompendo il centro commerciale, Joyce e Hopper devono aprire la cassaforte con la valigetta che serve per distruggere la macchina che sta cercando di riaprire la breccia a Hawkins, e chiudendola potrebbero distruggere il Mind Flayer perché separerebbero la mente dal corpo, e la combinazione della cassaforte è la costante di Planck. Ma Murray ha dato un numero sbagliato, perché la costante di Planck credeva di ricordarsela ma non se la ricordava. E allora Dustin, che è andato sulla collina con gli altri, chiama Susie e scopriamo in quel momento che Susie è reale. Non solo è reale, ma è perfetta per Dustin. È questa ragazzina carina con gli occhiali, un po' secchiona, ma che sa il fatto suo. E quando lui dice ti prego devi dirmi la costante di Planck, lei dice sì, ma non ti fa sentire una settimana. Cos'è, mi hai dimenticato, ti devi far perdonare, fa non adesso, non adesso, dice va bene, ok, allora me ne vado. Allora lui inizia, fa va bene, ok, e inizia a cantare la colonna sonora della storia finita, Never Ending Story. Quella scena è pazzesca perché è nettamente in contrasto con quello che sta accadendo. C'è il Mind Flayer che sta seguendo gli altri ragazzi, questi che devono fermare i russi, e lui si mette a cantare Never Ending Story con lei che si mette a ballare nella stanza facendo le mossette, tirando sul pugno, come a Atreyu quando è su Fortuna Drago, su Falcon. Io ero lì e dicevo ti prego, ma non possono aver messo una cosa del genere, ragazzi, ho la pelle d'oca mentre ne parlo. È bellissima, cioè è una scena che è anni 80 nella maniera più semplice e genuina possibile, e io l'ho trovata bellissima. A parte il fatto che Gete Matarazzo, che è Dustin, ha una voce fantastica, ma si sapeva già, e lui è il mio preferito, cioè Dustin è proprio tanto quanto amore per Dustin.
Dustin è fantastico perché è il paccioccone buono, ma non è stupido, è intelligente, solo che soffre un po' di un complesso di inferiorità nei confronti degli altri, è sempre quello che mettono un po' da parte perché è quello più buono, però poi alla fine è anche uno dei più coraggiosi e mi fa morire da ridere delle scene in cui urla come un pazzo, perché quella è una gag che non mi stancherà mai, e quindi quella scena è bellissima e... alcuni si sono lamentati dell'eccessivo umorismo con cui hanno condito questa stagione. È vero, c'è più umorismo rispetto alle stagioni precedenti, ma credo che il motivo sia molto semplice. L'umorismo serve per fare da contrappunto a un altro elemento che è stato aumentato, acuito in questa stagione, ovvero quella parentesi, quelle parentesi horror inquietantissime che ti mettono una tensione incredibile, che necessitano di essere ogni tanto spezzate, ma io non ho trovato neanche uno di questi momenti fuori luogo. Mi sono sembrate tutte battute e gag oculate, perché comunque non è che non ci sia mai stato l'umorismo in Stranger Things, qui ce n'è di più proprio perché bisogna cercare di stemperare delle situazioni che altrimenti andrebbero a portare la serie un po' fuori dal suo binario, perché sì, i mostri ci sono sempre stati, gli squartamenti sono sempre stati, ma non così tanti. Cioè qua l'idea che tutti quelli posseduti in Mind Flayer siano morti perché sono scoppiati e sono andati a costruire il suo corpo è pesante. Ci sono ragazzi, ci sono bambini, è molto cattiva come cosa e oltretutto sono contento che in questa stagione abbiano dato un vero ruolo a Billy. Billy nella seconda stagione aveva più un ruolo di disturbo che di altro, non ti spiegavano neanche perché fosse così stronzo. Quando Eleven ne entra nella sua mente perché vuole vedere dove il Mindflayer l'ha posseduto, scopre che Billy soffre tantissimo perché quando era piccolo l'unica persona che lo comprendeva era la madre, che se n'era andata perché il padre era violento e la picchiava. Quindi probabilmente viene da pensare che il padre picchi la madre di Max, c'era già state le avvisaglie ma non in maniera così tanto esagerata, e devo dire che vedere Billy così fragile ti fa capire perché sia diventato così stronzo che cerca di sedurre la madre di Will, la madre di Mike, eccetera. Per cui sono rimasto parecchio colpito, e infatti il fatto che lo spettatore sappia che Billy è diventato così perché di fatto ha avuto un trauma infantile non indifferente col padre che gli dava della femminuccia se non si metteva a picchiare gli altri bambini per farsi rispettare e quant'altro, dà più senso al suo sacrificio, perché Eleven sta per essere sacrificata da lui al Mindflayer, perché lui è sotto il controllo del Mindflayer, lei però dice ho visto un'altra testa, c'era quella stradana bellissima e tu eri felice, allora Billy riacquista coscienza di sé e ferma il Mindflayer quando sta per uccidere Eleven. E quindi viene ucciso e si sacrifica per far sì che Mindflayer venga distrutto. Il ruolo di Billy in questa stagione è definitivo, perché secondo me, perché poi oltretutto te l'hanno sviluppato così bene, facendotelo diventare, non dico simpatico, ma facendoti provare empatia verso di lui, che ti dispiace quando muore, a me è spiaciuto tantissimo. E vabbè, io credo che la scena più sconvolgente è quando Hopper viene disintegrato dal cannone che stanno usando i russi per riaprire la breccia. Però il finale è secondo me la parte più bella di questa terza stagione, perché è un finale che potrebbe tranquillamente essere conclusivo e secondo me avrebbero dovuto fermarsi qui, perché Hopper è morto dopo che Joyce aveva deciso di dargli un appuntamento perché voleva provare a costruire qualcosa con lui, una relazione, in quanto aveva perso il personaggio di Sean Austin, che era stato ucciso dai Demogorgoni nella seconda stagione, quindi ancora un po' traumatizzato da questo fatto, ha deciso di aprirsi a Hopper, c'era sempre stato qualcosa tra loro, ma lei aveva deciso di andarsene prima di capire che voleva star lì per Hopper. Quando Hopper è morto, lei riconferma quella decisione, lei, Will, il fratello di Will e Eleven, che viene adottata dalla famiglia, se ne vanno, e quindi vediamo Mike disperato perché lei se ne va, Eleven che sta malissimo, peraltro Eleven ha perso momentaneamente, non lo so, però ha perso i poteri perché il Mindflayer l'ha morsa con uno dei suoi tentacoli e credo sia per quello ha creato un parassita dentro di lei che dovrebbe averle bloccato i poteri. Non è che non li ha, sono bloccati. Se lei percepisce che sta per
muovere qualcosa col pensiero, ma poi non ci riesce. E alla fine della stagione ancora i poteri non li ha recuperati. Li recupererà sicuramente, però mi piace questa cosa. Ho questo dubbio se posso recuperarli o no. Poi, altra cosa che mi è piaciuta è che comunque c'è questo... Quando all'inizio Joyce consiglia a Hopper di fare un discorso a Mike Eleven, gli dice scriviamo un discorso. Lui, alla fine, vediamo questo flashback di lui che non aveva saputo cosa non sapeva ripetere quelle parole che aveva scritto con Joyce perché gli sembrava finta, allora inizia a scrivere una lettera che Eleven poi trova dopo che Hopper è morto, la trova Joyce che la fa leggere Eleven e lui dice io lo so che non sono un carattere facile, però io ti voglio bene, per me sei mia figlia. Ricordiamoci che Hopper aveva perso la sua vera figlia tempo prima e quindi rivede lei in Eleven e la considera come se fosse realmente sua figlia, una cosa dolcissima, e praticamente si apre e dice la vita va avanti, non è bello, fa male, ma la vita va sempre avanti, lo fa sempre, se tu non vai avanti con lei rischi di rimanere bloccato. Un insegnamento che può sembrare banale, ma che per me è fondamentale. Peraltro, che problemi hanno certi traduttori italiani col termine to move on? Cristo, vuol dire andare avanti, non vuol dire muoversi. Anche nel trailer di Avengers Endgame alcuni si muovono, ma noi no. Ma Cristo, hanno dovuto ridoppiarlo. Cioè, ma move on, cioè, io non sono un traduttore, non sono un adattatore, ma lo so che move on non vuol dire muoversi, ma vuol dire va andare avanti. Anche perché la vita si muove ha decisamente meno senso di la vita va avanti. Adesso io non è che voglio insegnare il mestiere a nessuno, per l'amor del cielo. Ma uno che non capisce l'inglese, e quindi neanche si rende conto che in inglese dice move on, e magari se la sta guardando con i sottotitoli in italiano perché gli piace vedere in lingua originale, ma che cazzo capisce? La vita si muove, ma che? Però vabbè, insegnamento che mi è piaciuto, la vita va avanti e devi andare avanti anche tu, e poi dice, e poi per cortesia, qualunque cosa succeda, tieni sempre quella porta aperta di almeno 10 dannati centimetri, che era quello che chiedeva all'inizio quando lei limonava con Mike, la porta aperta 3 inches, 3 che danno sono 10 centimetri. E quel finale è straziante ma realistico, è vero, è quello che succede. Io quando ero bambino avevo un amico a cui ero molto legato, no? Lui abitava nel palazzo a fianco al mio, eravamo inseparabili. Un giorno il padre per lavoro accettò un posto in Val d'Aosta, un bel lavoro, impossibile da rifiutare, una bella posizione prestigiosa. E praticamente se n'è andato, tornava ogni tanto, ma io ho sofferto all'epoca. Poi quando è tornato era cambiato, non avevamo più niente in comune, e sono cose che succedono. Sono ancora qui, sono vivo, però quando ero ragazzino, sì, avevo 12 anni, la cosa mi fece male, rimasi male per questo, perché poi lui era tornato a vivere nello stesso posto a fianco a me, ma neanche ci sentivamo più a momenti, perché avevamo cambiato giro, lui era cambiato proprio come persona, crescendo, se ti perdi tutta la parte di crescita, non cresci insieme, tu segui un percorso, quello ne segue un altro, quando ve ne incontrate siete due persone completamente differenti, siete più bambini che giocavano assieme una volta. Ci ho visto tanto realismo in questo, perché io quando ho visto Crash ho pensato, cazzo, ma è successo anche a me una cosa del genere? E gli AD sono sempre strazianti, per cui sarebbe stata la conclusione della serie perfetta. Anche perché per me è incredibile come i Duffer siano riusciti con la stessa trama di base delle due stagioni precedenti a costruire qualcosa di nuovo, di evoluto, di maturato, e quindi mi chiedo, ma ce la faranno con una quarta stagione che è stata già annunciata quando era stata annunciata la terza addirittura, perché hanno capito che la serie è successo. Io l'avrei chiusa qui, ma siccome ovviamente Netflix non mollerà mai il colpo finché potrà guadagnarci dei soldi, ed è anche giusto perché non è un omnibus, è un'azienda che deve fatturare, e Stranger Things è uno dei suoi prodotti di punta, cosa succede? Nella scena che tutti ricordo vediamo i russi che sono stati sgominati in Russia, nella Kamchatka, che io conosco solo grazie a Risiko, lo ammetto, devono prelevare un prigioniero che sia il cibo del Demogorgone, tra l'altro la scena finale con il Demogorgone, capo le fauci e ringhia bellissima, e uno dei russi dice no, mentre l'altro sta proprio in una cella, non l'americano, l'altro. Va da sé che qui vale la regola d'oro di film e serie TV. Se non vedi il corpo della persona, non vedi la persona morire, allora non puoi essere sicuro che sia morta. E siccome dicono no all'americano no, mi viene in mente che sia Hopper, perché Hopper di fatto non lo vediamo disintegrarsi. Come si sia salvato non lo saprei dire, ma questa regola è talmente basilare
che addirittura fino alla fine dell'ottava stagione tante persone erano convinte che in Game of Thrones Stannis Baratheon non fosse morto, perché non abbiamo visto effettivamente Brienne vibrare il colpo. Quindi tutti erano convinti di questa cosa. Per cui questo fa capire quanto sia una cosa non scritta, talmente riconosciuta, che tutti pensano quello. In più ti dico, no, l'americano no, o è Hopper o non so veramente che possa essere. Per cui, perché inserire una scena dal pettito di coda che mi rovina il finale? Perché se io sapessi che Hopper è irrimediabilmente morto, lo preferirei. Lo preferirei perché vorrebbe dire che c'è stato un finale vero. Con un finale come questo, secondo me è un rischio continuare. Però lo pensavo anche in questa terza stagione, poi guardate come ne sto parlando bene. Però questo è l'unico vero difetto che ho trovato alla terza stagione Stranger Things. Il finale è impeccabile. Tutti i personaggi hanno avuto la loro funzione, tutti i personaggi hanno avuto il loro finale. Steve e Robin sono amici per la pelle, ok? Addirittura vanno a lavorare insieme in biblioteca. La sorella di Lucas viene iniziata al nerdismo dei ragazzini che le donano i manuali di Will, che non li voleva più perché diceva giocherò con voi quando tornerò, non ti preoccupare. Eleven e Mike si vedranno, cercheranno di stare ancora insieme, ma non sarà facile. Joyce, Will, il fratello di Will se ne andranno per i cavoli loro a vivere un po' lontano per ricominciare. La storia tra Nancy e il fratello Will chissà se continuerà, bisogna vedere. Insomma, mi piace molto come sono riusciti a dare un senso a tutti i personaggi, è stata molto bella come cosa. Poi la colonna sonora è pazzesca, al di là dei brani anni 80 molto noti che già conosciamo, c'è cioè proprio la colonna sonora originale che si rifà le sonorità della musica elettronica anni 80, è pazzesca anche più del solito. E la computer grafica, ragazzi, se nella seconda stagione l'avevo trovata un pochino barcollante, qua non posso dire niente. Tutte le scene col Mindfly, il Demogorgone, ce n'è una sola, gli altri effetti in generale sono di altissimo livello, perché il budget della serie a fronte del grande successo mondiale che ha avuto in questi anni è aumentato esponenzialmente. E poi devo dire una cosa, credo che il dubbio sulla morte di Hopper l'abbiano voluto mantenere anche per un motivo un pochino più pratico. David Harbour ha una carriera abbastanza lanciata, è stato Hellboy nel film omonimo, quindi a me era piaciuto, al pubblico non tanto, la critica nemmeno, però secondo me è una carriera che è bene avviata, per cui non sapevano se lui ci sarebbe stata una stagione 4 oppure no, quindi l'hanno ammazzato, ma hanno lasciato il dubbio che sia ancora vivo, mentre l'attore può decidere cosa fare. È anche vero che quando una serie ha così tanto successo, alcuni attori preferiscono abbandonarla prima che degeneri. E onestamente hanno già inserito tutte le variabili che potevano inserire, quanto potranno andare avanti con una trama molto simile? Poi oltretutto vi prego, cittadini di Okis, ma andate al Polo Nord, no? Andate da qualche parte, ma levatevi dai coglioni. Muore la gente e nessuno si fa domande, esplosioni strane e nessuno si fa domande, ragazzi, andate via, abbandonate sta città di merda, c'è qualcosa che non va, è evidente. Cioè, capite? Comunque, per quanto mi sia piaciuta, è la terza stagione in cui ancora c'è Sottosopra, ancora gli scienziati cattivi, e ancora il mostro che vuole ucciderli. Cioè, è sempre la stessa roba, anche se sono riusciti a impastare bene tutti gli elementi. Quindi io sono soddisfatto. Ma che ci riescano per una quarta stagione, io non lo so. O cambiano direzione trama, perché devono farlo, perché altrimenti diventa di una ripetitività incredibile, oppure non lo so. Ecco, avrei trovato anche un altro difettuccio, sono un po' troppe le scene in cui un personaggio sta per essere ucciso e arriva qualcuno, un elemento esterno, un deus ex machina, a salvarlo. Ci sarà 20 volte questa cosa ed è un espediente che secondo me è un filo troppo abusato, per cui io lì avrei magari messo qualche scena del genere in meno, ma per il resto io credo che sia stata una bellissima, bellissima terza stagione, mi è piaciuta da morire, l'ho adorata, per cui io, se siete scettici, vi consiglio di darle una possibilità, perché potrebbe piacervi tantissimo. Io l'ho apprezzata proprio tanto. Poi c'è un'altra scena che mi è piaciuta, quando Hopper consegna il chiave delle manette e dell'auto al prigioniero russo Alexei, dice vai pure, torna pure ai tuoi amici russi, e Joyce e Mario dicono ma sei pazzo, guarda, l'ha messo in moto, e dice no, io conosco e persone come lui, non tornerà mai là per essere processato e condannato a morte come traditore,
non lo farà mai. E tu dici, oh, lo sta facendo, se ne sta andando. Loro escono spaventati che dicono questo se n'è andato, invece lo trovano fermo che sta riflettendo e fa marcia indietro, perché Hopper l'aveva previsto. Hopper, a.k.a. Magnum P.I. l'aveva previsto. Il fatto che lui scimmiotti Magnum P.I. perché lo fa apposta, proprio il personaggio, mi è piaciuto tantissimo. Il poliziotto, anche se Magnum P.I. era un detective privato, era comunque, c'era una corrispondenza, e la cosa mi è piaciuta. Quindi forse la parte più toccante è il finale, con il monologo di Hopper che parla con l'aperto a Eleven attraverso la lettera. Quello è fantastico, un topos tipico dei film anni 80. E poi vabbè, la scena che mi ha emozionato maggiormente è quella di Neverending Story, cioè belle, vedere lei che fa le mosse, Dustin, che, cioè quei loro due che si vedono che si vogliono bene, è bellissima, in un momento totalmente fuori luogo, ed è per questo che la scena funziona. Quindi a me è piaciuto veramente tanto questo Stranger Things, in bilico tra commedia anni 80 e horror, e body horror, soprattutto che è una delle mie... nei miei filoni horror preferiti. Io adoro Cronenberg e Carpenter, qui non posso, è più Cronenberg che ho usato un po' di horror, ma anche Carpenter non scherza un cazzo, quindi che volete farci, mi hanno conquistato. Però io non trovo che sia stato un fanservice inutile, anzi. Quindi questo è quello che pensavo della terza stagione di Stranger Things. Se sono contento di questa cosa, le pensate voi, perché voglio sapere la storia nello specifico. Mi raccomando, non scagniamoci, è solo una serie. Quindi vi abbraccio, grazie tanto ma tanto ma tanto bene, e noi ci vediamo al prossimo video.